Diversi motivi che spingono gli attori ad avvicinarsi a questo mestiere. Alcuni sono quantomeno bizzarri. Ulderico Pesce, orgogliosamente lucano, da bambino voleva diventare come il nonno, arrotino narratore, che mentre maneggiava coltelli e forbici raccontava in piazza le cose che vedeva. Ma il mestiere di arrotino stava scomparendo, e allora non gli restava che fare l'attore narratore. Sarà stato perché il nonno era socialista che le sue scelte l'hanno portato a definirsi narratore di temi scomodi, in uno stile che è diventato sempre più personale, dopo aver lavorato con importanti personalità del teatro come Carmelo Bene e Luca Ronconi. Teatro civile o di denuncia si può chiamare il suo, e l'ultimo spettacolo, Fiato sul collo, che racconta i 21 giorni di lotta degli operai della Fiat di Melfi del 2004, rientra decisamente in questa definizione. Fiato sul collo è stato in scena al Piccolo Iovinelli fino al 23 dicembre. Lì lo abbiamo incontrato. Perché hai deciso di portare la lotta degli operai di Melfi a teatro? Ho deciso di raccontare questa storia perché, come sempre faccio, il teatro che mi piace e che mi appassiona di più è un teatro dove le emozioni di queste storie hanno un supporto sulla realtà viva. Mi piace raccontare la realtà ed ecco perché ho deciso di raccontare la storia di Melfi. È una storia forte, una storia di operai che chiedono di l'equiparazione salariale, il rispetto, i propri diritti. Però è anche una storia che affonda le radici nella storia del Mezzogiorno d'Italia, dell'Italia, del rapporto tra l'industria, gli operai, lo Stato. Paradossalmente questa storia, che sembra molto provinciale, molto paesana perché riguarda gli operai di Melfi, rappresenta un po' la storia d'Italia. Hai detto in un'intervista che l'interesse per la cronaca nasce dalla noia per i cartelloni tradizionali. Si tratta di una critica al teatro di oggi? Ma non è che è una critica, diciamo che è una osservazione della realtà. Siamo circondati da cose noiose, da cose vecchie e soprattutto da cose che nascono grazie agli intrallazzi, perché il teatro oggi in Italia è in mano, e si sa, a un'industria culturale che vede gli stabili super finanziati dal Ministero, il Ministero, qualche critico teatrale, qualche premio teatrale, qualche casa editrice. Ecco, io da questo tipo di sistema ne sono assolutamente fuori. Quel tipo di meccanismo è un meccanismo dove si raccontano cose tranquillizzanti, un meccanismo moderato, e viceversa il meccanismo che mi piace a me è un meccanismo che inquieta, un meccanismo che suscita riflessione e rabbia. Il teatro tradizionale è l'autostrada Roma-Milano. Il mio è la Salerno-Reggio Calabria. Però venendo nella Salerno-Reggio Calabria, insieme a tutti quei cantieri, si trova più vita, più indagine. Tutti i miei spettacoli, lavoro 6-7 mesi facendo interviste, ma non solo interviste agli operai, agli ingegneri, ma a magistrati, a ingegneri nucleari, a fisici, anche a delinquenti. Alla fine sembra che tu faccia più un lavoro da giornalista che da attore. Sì, credo che sia così. Diciamo che l'inizio è lo stesso. Mentre il giornalista raccoglie la documentazione e poi cerca di darla in maniera oggettiva, diciamo che la cosa che piace fare a me è raccogliere le notizie, però miscelarle con la vita.
insieme ai dati oggettivi, raccontare la gente, le emozioni di quelle persone, la voglia di riscatto, le ingiustizie subite, tanto che mi piacerebbe definire quello che vado combinando un teatro strutturato sulla verità, un nuovo verismo. Qualcuno mi dice: senti, ma tu hai fatto l'operaio? E mi è successo molte volte dopo questo spettacolo: ma sei proprio operaio? E beh, questo è bello. Non pensi che il tuo lavoro, insieme a quello di una certa satira, sostituisca un mondo dell'informazione che trascura certe tematiche? Ti ringrazio molto per questa domanda. È il dibattito che avviene oggi sui giornali. Oggi, in questi giorni, la maggior parte dei giornali, proprio grazie allo sciopero dei giornalisti, non solo sono senza contratto e ci sono 25.000 giornalisti invisibili, senza contratto, e sono tanti, e si leggono 6 milioni di quotidiani. Ma tra questi 25.000 giornalisti cosiddetti invisibili ci sono molti che vorrebbero fare un giornalismo di inchiesta, oppure vorrebbero andare alla casaccia di Roma a indagare sull'ultimo incidente in questo deposito nucleare che è nei pressi di Roma. Però quali testate giornalistiche sono disposte a pubblicare articoli simili? Molto pochi. La tua considerazione è molto giusta. Il giornalismo oggi è in crisi perché i mezzi di produzione della stampa sono in mano a poche persone che o filo governativo o all'opposizione mirano al controllo, e allora la libertà viene a mancare. I miei spettacoli mi hanno creato qualche diffida e qualche denuncia e le sto rispondendo nei tribunali, ma io do fastidio a pochi, perché sera per sera raggiungo quante persone? Qua massimo 90-100, d'estate posso arrivare a un pubblico di 500-600 persone a sera, però in linea di massima sono molto poche, all'anno. Viceversa, un giornale o una televisione può arrivare a tanta gente. Tu pensa che quando ho fatto lo spettacolo Storie di Scorie, il pericolo nucleare italiano, dove racconto quello che c'è attorno al decreto 314 emanato dal governo Berlusconi, dove si voleva creare a Scanzano Ionico il deposito unico di scorie nucleari italiane. Beh, da quando ho fatto quello spettacolo il Ministero mi ha tolto tutti i fondi a cui avevo diritto, perché negli anni precedenti prendevo una piccola quota, no, di partecipazione. Appena ho fatto questo spettacolo mi è stato tolto. È ovvia la discriminante politica, perché in scena utilizzavo dei manifesti di Forza Italia e parlavo di alcuni inciuci di Alleanza Nazionale, tutte cose oggettive per i quali non ho avuto nessuna denuncia, perché se mi denunciano è verità. Quelle rare volte che capita un'intervista, per esempio in Rai, soprattutto se è Rai 1, i mezzi di controllo mentre parlo sono in uno stato d'allerta, che veramente trovare la concentrazione per parlare è molto difficile. Uno mattina mi hanno intervistato per 6-7 minuti, appena ho cominciato a parlare degli operai di Melfi, della polizia che carica, mi hanno staccato, dicendo quasi parla di teatro e non di politica. L'Italia, io credo che oggi abbia una democrazia da ricostruire, una democrazia che deve ripartire, a proposito dei meccanismi di informazione, dal riconoscere l'importanza dell'articolo 21 sulla libertà di espressione. Oggi la rete rappresenta il massimo della democrazia. E allora sul nostro sito internet, che è www.uldericopesce.com, ho aperto una serie di petizioni, chiede allo spettatore, al pubblico che viene a vedere, una risposta. Penso, ho raccolto 3.000 firme, già nell'arco di un anno contribuisco in maniera seria a modificare l'assetto della realtà. Sei una mamma! Anto, basta! Non basta! Ti ricordi il ginecologo che mi disse quando ero incinta che stavo per perdere la bambina? Che con la doppia battuta tutte le operaie femmine incinte si cambia il ritmo cardiaco? Ti ricordi che padre sei che stavo per perdere la bambina? Che fatti? Ricordi che ti disse il ginecologo? Ma ricordi, ma che cazzo mi fa? Dobbiamo scioperare, Anto! Nello spettacolo offri molti spunti di riflessione, tra cui quello sulla Costituzione. La Costituzione è, secondo me, la carta più importante della storia del nostro paese. Però questa volta l'ho voluto proprio dire a chiare lettere. E poi c'è una coincidenza che è addirittura paradossale, perché gli operai della Fiat di Melfi sono stati caricati dalla polizia la notte del 25 aprile. Il 25 aprile non lo puoi fare, è terribile pure se lo fai il 27, ma
il 25 significa proprio che non ti ricordi che è successo il 25 nel 45.